Ciao ragazzi, allora ieri sera non sono riuscito a fare il video, lo faccio adesso proprio perché comunque ci tenevo a dire due cose su Liverpool-Roma e devo dire che Liverpool è una grande squadra, io lo dissi, attenzione a Salah, ma non era una sfottò, io ho detto la Roma probabilmente verrà eliminata da Salah, ma io non l'ho detto, giuro, non era una maniera per prendere in giro come vi segna Alex, era proprio perché Salah in questo momento sta giocando a livelli di Messi e Ronaldo, più di Messi in questo momento. C'è un giocatore che sta crescendo in maniera esponenziale, Klopp lo sta pompando tantissimo. Fortuna che il loro modo di giocare, cioè quello di spingere tanto, ha permesso alla Roma nel finale di fare due gol. Quei due gol lì potrebbero non servire a nulla, ma danno un lumicino di speranza. Non è un caso comunque che appena uscito Salah il Liverpool ha cominciato a sbandare. Quindi io dico ai tifosi romanisti, ragazzi, state tranquilli e provate a fare l'impresa. A parte che secondo me il tifoso della romanista deve essere già contento di come la Roma abbia fa cosa ha fatto la Roma in Champions, indipendentemente da l'esito adesso della semifinale. Chiaro che batti il Barcellona e ti dà la sensazione di poter battere chiunque, ma non è così. Ancora la Roma deve lavorare, ma deve crederci perché è sulla strada buona. Io sono convinto che se la Juve dovesse vincere il campionato l'anno prossimo, la Roma potrebbe portarlo a casa lei. Se la Juve nel campionato non lo dovesse vincere, chiaramente poi io rivedrò ancora la Juve favorita perché poi avrà voglia di rivalsa. Ma attenzione perché questa Roma ha un futuro più roseo di quello che ci si poteva aspettare. Quindi comunque io complimenti alla Roma li faccio lo stesso. Aveva anche approcciato bene, sarà un alieno. Quindi all'Olimpico sarà difficile, dove la Roma dovrà puntare non a fare tre gol ma a farne quattro, perché tre gol con questo sarà non bastano, perché un gol questo te lo infila. Questo un gol te lo infila. Quindi la Roma dovrà puntare a fare quattro gol, ma nelle corde ce l'ha la possibilità di farle. Per cui mi stringo attorno alla Roma, mi auguro che possa avvenire un'altra remontata e vediamo insomma cosa succederà. Io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video del canale e vi do appuntamento per la Champions. Se riesco già stasera farò un video post Real Madrid Bayern Monaco, non ve lo garantisco però. Io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!